Il Karate Master Rapid SKF si prepara alla Pasqua, prende un nuovo carico di sorprese e medaglie. Le sorprese sono arrivate dalle convocazioni per il seminario nazionale al Centro Olimpico di Ostia Lido, dove c'erano ben 10 portacolori del team di Piancamuno. Laura Cominelli, Nicolò Cretti, Matteo Landi, Simone Mariolini, Manuel Pè, Sonia Pezzotti, Matilda Pulega, Franco Sacristani, Giulio Sembinelli e Marco Zucchetti hanno rappresentato la scuola Camuna nel seminario di 3 giorni della Nazionale Italiana Giovanile FILCAM agli ordini dei componenti della Commissione Nazionale Attività Giovanile col presidente Nastro e gli allenatori Portoghese Simmi per il Comité e Costa e Maurino per il Catà. Le medaglie sono invece arrivate dalla Toscana, dall'Italian Junior Open che si è svolto a Follonica, a cui prendevano parte 1200 atleti e 300 società sportive. Tra loro Omar Poetini e Sonia Pezzotti hanno chiuso con l'oro al collo, Sabrina Panteghini e Dario Poetini col bronzo, così come la squadra under 18 di kata maschile composta da Daniele Leoni, Manuel Pè e Giulio Sembinelli, con quest'ultimo che fallisce per poco il podio individuale, così come Franco Sacristani fermato dal compagno di nazionale Giuseppe Panagia. Quella di Omar Poetini e Sonia Pezzotti è stata ovviamente una marcia senza intoppi. L'atleta di Sellero, nella categoria 61 kg juniores, ha superato nell'ordine Federico Gentili della Polizia di Stato, un nazionale olandese, il cremonese Solzi, il campano della Volpe in finale di pool e si è aggiudicato l'oro battendo il nazionale italiano Roberto Ferraiolo. Senza freni anche la marcia della classe 2000 Sonia Pezzotti nella categoria 63 kg, che supera in finale di pool e poi nella finalissima prima un atleta campana e poi una calabrese. Nel bronzo di Dario Poetini ci sono invece derby e sfide in famiglia, con l'incrocio con l'atleta del Samurai Ryu Marco Pellegrinelli e con quello col compagno di squadra Simone Mariolini, che chiude quinto. Deve invece vedersela con una nazionale danese Sabrina Panteghini nei 48 kg juniores, che la ferma nella finale di pool con l'atleta camuna che si rifà nella finale per il bronzo, mentre chiude la rassegna delle medaglie la squadra di kata maschile, che perde in finale di pool contro il comitato regionale Lazio ma vince l'incontro decisivo per il bronzo contro lo Shiro Ryu di Padova. Questi risultati hanno di nuovo permesso al Master Rapid SKF di essere premiato tra i migliori karate club, chiudendo in classifica generale alle spalle della nazionale danese, dello Shirai San Valentino e della Polizia di Stato.